Signore grazie, gloria a Dio. Proseguiamo il nostro studio, ci mancano le ultime due parabole e in questa sera al capitolo 25 del Vangelo di Matteo proseguiamo la nostra lettura e con l'aiuto del Signore vogliamo meditare intorno a questa parabola, la parabola delle dieci vergini, così intitolata. Quindi Matteo capitolo 25, il versetto 1: la parola dice così: Allora il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo. Cinque di loro erano stolte, cinque avvedute. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso con sé dell'olio. Mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate e si addormentarono. Verso mezzanotte si levò un grido, ecco lo sposo, uscitegli incontro. Allora tutte quelle vergini si svegliarono e prepararono le loro lampade. E le solte dissero alle avvedute, dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le avvedute risposero, no, perché non basterebbe per noi e per voi, andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi vennero anche le altre vergini dicendo, Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose, io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque perché non sapete né il giorno né l'ora. Gloria a Dio, alleluia. Fin qui la lettura della parola di Dio. Vogliamo chiedere al Signore di parlare ai nostri cuori. Ora, la parabola delle dieci vergini, una parabola che, diciamo, per i lettori, fatemi usare questo termine senza offese, magari anche per i più scarsi del Vangelo, credo che la parabola della dieci vergine è una parabola abbastanza eh, conosciuta eh, per chi anche un po' legge la, la Bibbia, per chi comincia anche dal Vangelo eh, di Matteo, eh, appunto il primo eh, Vangelo, il primo potremmo dire, libro della sezione del Nuovo Testamento. E, è, una, è una parte del Vangelo abbastanza letta, probabilmente anche eh, predicata, predicata parecchie volte, forse chissà se eh, nella nostra vita anche più di una volta abbiamo sentito eh, predicare su questa eh, parabola. Ora allora, voglio farvi una premessa perché è giusto adesso che siamo arrivati qui perché Diciamo, scusate se c'è cioè, un po' l'inghippo quando arriviamo in questa parabola perché uno dice: Le dieci vergini chi sono? Ora, eh, noi vedremo che le vergini non sono ovviamente la Chiesa, ma è Israele. Magari uno può dire: Ma io, però, quando eh, ho sentito la predica, a me è sembrato la Chiesa, così mi è sembrato che venisse riportato eh, io non so quanti di voi avete sentito la predica in quale occasioni quali sono stati i predicatori eh, attenzione ehm, non, non è che quello che avete sentito è sbagliato perché se noi dobbiamo leggere questo in una chiave pre, eh, predicativa è ovvio che questo messaggio noi non lo possiamo pensare per Israele noi lo dobbiamo pensare per noi perché tutto quello che c'è nella Bibbia anche se non si parla ma di noi nella Bibbia non si parla di noi, Filippo, Paolo, Pasquale, non, non si parla. C'è un fratello che si chiama Paolo, uno dice, dice Paolo, come Paolo nella Bibbia? No, è un fratello qui alla mia sinistra che chi non lo vede si chiama Paolo. Voglio dire, eh, nel senso che quando la Bibbia appunto parla di Davide, parla di Davide, non è che parlava di me o di te, però ovviamente poi noi abbiamo que quella capacità spirituale di capire che la parola di Dio con gli insegnamenti ce li ha dati a noi. Ora Gesù, se aveva davanti gli Apostoli, sta parlando agli Apostoli, se aveva davanti una moltitudine, stava parlando a quella moltitudine. E ovviamente dobbiamo vedere il contesto. Noi abbiamo detto che il contesto riguarda Israele e gli ultimi tempi. Le parabole sono, diciamo, delle cose in più che Gesù sta dicendo, che sono dei racconti della vita quotidiana che volevano, come dire, ulteriormente eh, imprimere, diciamo, quello che poteva essere o un significato eh, di qualcosa di importante che Gesù stava parlando, perché eh, queste non sono le uniche parabole eh, di Gesù, nella parola di Dio abbiamo altre parabole, che ne so, affinché loro non si stancavano per pregare, allora Gesù raccontò la parabola del giudice iniquo, quella donna che va dal giudice e tutte le volte gli rompeva la testa fino a quando poi lui rispose. Allora quella parabola la racconta per farci capire l'importanza della preghiera, ecco il significato, ovviamente. Però in questo contesto, più che dare un significato che, che poteva essere magari la preghiera in quel caso, oppure la salvezza io ne so, Gesù che cerca la pecora smarrita eh, l'amore del padre verso il figlio quindi la parabola del figlio il prodigo per esempio eh, noi ovviamente anche la stessa parabola del figlio che sono le tre parabole del capitolo 15 di Luca quindi la le, le cento pecore eh, le dieci dramme e i due figli sono tre parabole che Gesù racconta nello stesso momento e dice perché viene già spiegato il motivo per cui lo racconta. Perché c'erano alcuni che si sentivano superiori agli altri, c'erano i farisei che credevano che gli altri erano peccatori e loro no. E Gesù raccontò queste parabole. Cioè c'è sempre un motivo e la parola di Dio stessa ci fa capire, a volte anche nell'introduzione o nella parte finale della parabola, il motivo per cui Gesù racconta la parabola. Ora qui noi lo vediamo perché Gesù racconta la parabola, sta parlando del suo ritorno e ci sono molte allegorie al suo ritorno, infatti la frase finale dice «Vegliate dunque perché non sapete nel giorno e nell'ora». Possiamo dire che soltanto per Israele riguarda il fatto che non sanno il giorno e l'ora o c'è qualcuno in mezzo a noi che sa il giorno e l'ora? Nessuno di noi sa il giorno e l'ora, quindi in un certo senso un po' ci tocca anche a noi da vicino, però come vi dicevo se noi dovessimo pensare che le dieci vergini sono… La sua chiesa ci sembra un po' impossibile da pensare che una parte della chiesa viene presa e l'altra viene lasciata. Quindi, dobbiamo escludere in questo significato. Ma se io invece devo parlare alla mia vita, cioè, il Signore parla alla tua vita individualmente, sicuramente ci dà un monito ci dà un campanellino nell'orecchio dice mi raccomando come io ho esortato Israele negli ultimi tempi a tenersi pronto ricordati che anche tu devi passare per una strada che dovranno passare comunque tutti gli uomini che lasciare questa terra è presentarsi davanti a Dio, andare nell'eternità e bisogna andare vegliando, bisogna stare attenti, ma questo non valeva soltanto per me, per voi, per Israele eh, di allora, ma vale da Adamo fino adesso. Ognuno sa, da, da Adamo quando il peccato è entrato, sappiamo che l'uomo ha bisogno della salvezza e non sarà, non sarà eterno qui sulla terra, ma si deve preparare per andare in cielo, quindi dobbiamo vegliare. Però, se andiamo ai significati appunto della uh, parabola, eh, l'interpretazione di Dare appunto le dieci vergini eh, che rappresentano la Chiesa. Non collimerebbe con tutto il contesto di cui Gesù sta parlando. Ma Gesù sta parlando di Israele che passerà alla grande tribolazione, non l'Israele che noi stiamo vedendo adesso, non l'Israele che ha i conflitti con la Palestina, con Hamas piuttosto che altri che ne so lì cosa stanno combinando. Nel senso. Quello che noi stiamo vedendo oggi, voi vedete che sta vivendo un momento politico di grandi cambiamenti e quant'altro, non quell'Israele, ma sarà l'Israele, qui Gesù parla dell'Israele, quando lo Spirito Santo verrà su di loro, anche su di loro, e loro saranno testimoni del Vangelo del Regno, come già abbiamo visto. Quindi quando il sacerdozio di cui... Eh, Dio ha parlato già nell'Antico Testamento e che Gesù voleva lasciare a Israele affinché predicassero pure i gentili, purtroppo non fu eh, come dire, un ufficio spirituale, non fu un compito spirituale che Israele si è preso, ma ha rifiutato Gesù, ha rifiutato il Messia. Oggi aspettano il Messia e questo è un grande peccato che Israele sta commettendo davanti a Dio perché disconoscono Gesù come Messia e pur di... Unirsi pur di unificare tutto il mondo con l'anticristo, con il falso profeta, sanno, apriranno le braccia a tutto quanto, ma quando vivranno la persecuzione che noi leggiamo nel capitolo 24 di Matteo, Gesù dice: Ecco, quando ci sarà tutta questa forte persecuzione, quando mi riconoscerete. E quando predicherete il Vangelo del Regno, quindi che io dovrò venire sulla terra, mi raccomando, siccome non sapete nell'ora e nel giorno, il momento esatto non lo sapete, e qui Gesù vuol far capire che il giorno e l'ora, ricordiamoci sempre, che non lo sanno coloro che non aspettano. Non sto parlando di una data nel calendario, attenzione, perché poi si estrapola la frase, uno dice, sì, e lui pensa di saperlo, non sto parlando di una data. Ma sto parlando del fatto che comunque per noi ogni giorno potrebbe essere il momento giusto che Gesù torna e noi ce ne andiamo. Ma chi non lo aspetta non saprà né il giorno né l'ora, eh, si farà, far, farà entrare in casa sua come il ladro che scassina, cioè non si preoccupa di nulla. Ora Gesù potrebbe venire all'improvviso, dice, e loro devono stare. Eh, sempre vigilanti alle persecuzioni che ci saranno da parte dell'anticristo e resistere fino alla fine per l'arrivo del loro liberatore, il Messia vero che è Gesù Cristo, l'unto di Dio. Eh, e come Gesù ci racconta, eh, parla qui appunto nel Vangelo eh, di Matteo, nella parte conclusiva del capitolo 25, vi ricordate quando... Gesù giudicherà le nazioni, quindi gli stranieri gentili, e li separa, separa due categorie di persone. Vi ricordate, alla destra metterà eh, le pecore, alla sinistra metterà le capre. Vedete che c'è una similitudine in questa parabola delle dieci vergini, dove Gesù, raccontando questa parabola, fa una distinzione tra vergini avvedute e vergini disavvedute. Quindi abbiamo questa similitudine e c'è realmente questa similitudine perché è una forma di giudizio che noi vediamo. E, e, e infatti sappiamo che nel giudizio contro le nazioni le pecore saranno accolte e le capre saranno respinte. Nella parabola delle dieci vergini, le vedove e le, scusate, le vergini avvedute saranno accolte in casa, le vergini disavvedute saranno respinte. Quindi abbiamo questa similitudine, è una cosa che sicuramente impariamo da questo è che il purgatorio non esiste. A me mi dispiace che ci sono quelli che ci vogliono credere perché dicono così: bene o male, cioè non uccido qua sulla terra, non rubo, non faccio questo, non faccio quello. Mi faccio i miei peccatucci, quelli là che bene o male ormai si possono fare, quelli standard, perché sapete che ormai sempre di più il mondo ovviamente ha sempre portato l'asticella sempre più in alto perché fa questo peccato dice no no ma adesso portiamo un po' più in qua si può fare anche questo si può fare anche quello facciamo i miei peccatucci standard senza disturbare nessuno non faccio comunque male a nessuno poi mi faccio un po' di purgatorio pure cent'anni di purgatorio ma poi tanto posso stare nell'eternità in paradiso e sono a posto non è così eh, non voglio dire purtroppo ahimè mi dispiace no 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 meno male che non è così perché il perché, non, meno male che non è così, perché sono più che convinto che quello che Dio ha stabilito è la cosa migliore e non ci sarebbe stata soluzione migliore se non Cristo Gesù che porta alla salvezza e il rifiuto di Cristo Gesù porta alla condanna. Questo non c'è la cosa migliore. E allora ecco che Gesù fa un giudizio partendo dalla sua casa, Israele, scende sul Monte degli Olivi, e guardando Israele in faccia prima guarderà loro e li divide in vergini avvedute e vergini disavvedute come vi dicevo è Israele ora magari noi eh, pensiamo che eh, il fatto che vengono chiamate vergini potrebbe rappresentare la chiesa però non è così noi non dobbiamo vedere questo termine perché viene, viene utilizzato da Gesù questo termine nella parabola dieci vergini, eh, ma questo termine, eh, la verginità di queste donne potrebbe rappresentare la Chiesa, in un certo senso la, eh, la Chiesa potrebbe essere figura di questa verginità, però ricordiamoci che invece Isaia al capitolo 37 dice la vergine figlia di Sion. La Vergine è figura di Israele, figlia di Sion, il monte Sion che figura appunto di Israele. Alla Chiesa viene attribuita non la Vergine, ma la sposa come figura. E infatti, nella parabola, guardate che lo sposo non deve unirsi alle Vergini, non c'entra niente: lo sposo si unisce alla sposa. Le Vergini hanno un'altra funzione qui. Quindi noi non possiamo associare la Chiesa. Notate che non si può associare la chiesa quindi alle vergini perché lo sposo sta arrivando non per prendersi le vergini per unirsi in matrimonio, ovviamente sto parlando per quello che era la cultura del tempo, quindi questo cosa voglio dirvi? Che sarebbe difficile applicare questa parabola in tutti i particolari perché se già cioè, la, la cultura del tempo... Eh, ci dice che perché Gesù raccontava i, le cose che erano eh, come dire i momenti di vita che c'erano a quei tempi eh, e, e c'era un motivo per cui Gesù la sta, sta raccontando questa parabola. Adesso vi spiego per eh, darvi ancora più chiarimenti. Allora, il matrimonio in genere, o meglio, voi quando vi siete sposati, chi si è sposato a dicembre alzi la mano, nessuno. E chi si è sposato a gennaio? Nessuno, vedete? Chi si è sposato a febbraio? Nessuno. Chi si è sposato a marzo? Nessuno. Aprile, maggio? Niente. Giugno? Madonna, ma adesso sei sposato o no che mi fai eh, <ride> cioè, dove, eh, che... Eh, allora? Eh, giugno? Eh, io. Luglio? Io. Paolo. Agosto? Luglio? Anche tu. Agosto? Ecco, vedete già. Sette... Allora, tra giugno e agosto ci siamo sposati tutti quanti. Settembre, ottobre, novembre, invece nessuno perché. Voglio dire o qualcuno. Ok. Quindi, dino, vediamo se te lo ricordi. settembre. Ok, allora, da giugno a settembre siamo nel periodo estivo, cioè nessuno si sposa nell'inverno, notate? Ma è normale ora, ai tempi di Gesù, anche ci si sposava in estate, la maggior parte delle date che si sceglievano erano date estive. Però, cosa succedeva? Come noi scegliamo il pranzo o la cena? Anche loro facevano delle scelte, però immaginate di sposarsi a pranzo in Palestina, in Israele. Noi sentiamo caldo qua che siamo al 45 parallelo, immaginatevi nelle terre eh, del vicino Oriente antico, fa molto caldo. Allora ci si sposava e si banchettava la sera. Le vergini avevano proprio questo scopo di fare luce, perché a un certo punto lo sposo andava a casa, della sposa aspettavano, le vergini erano lì che accoglievano lo sposo prendeva la sposa e la portava a casa sua lì si sarebbe consumato il banchetto la festa, quindi si faceva proprio eh, notte fonda potremmo dire, ricordatevi anche la Pasqua se vi ricordate, la Pasqua era notte fonda quando Gesù finisce di mangiare e poi va nel Getsemani era anche tipico dei tempi eh, mangiare, eh, mangiare anche tanto, protrarsi anche in nottata quindi quando lo sposo arrivava a casa della sposa per prendere la sua sposa le vergini, solo oggi, deve, solo stasera deve girare la mosca, qua io sto combattendo con la mosca comunque, le vergini erano subito pronte, dovevano accendere le lampade, le dovevano accendere in quel momento, ricordatevi che non hanno la, la presa di corrente, il caricabatterie, quindi non la possono accendere prima perché se poi l'olio si consuma eh, poi ovviamente finisce per quel tragitto. E ovviamente immaginate che erano, come dire, gli unici lampioni di movimento, ma gli unici lampioni che potevano, eh, ovviamente, fare luce in questo corteo. Perché ai tempi non c'era luce eh, nelle città e nei villaggi, c'era buio pesto. Quindi pensate che utilità, che bella usanza. Comunque c'era tutta questa festa mentre si andava di notte a causa del caldo, si doveva fare di notte ed era importante. Allora. Queste vergini dovevano aspettare lo sposo. Noi non sappiamo, Gesù mentre sta raccontando la parabola, non sappiamo perché lo sposo della parabola ritarda. Non vi so dire se. Perché voi dite, ma fratello, ma in genere la sposa ritarda, non lo sposo. In questa parabola è lo sposo che risarda, perché nella loro usanza non è la sposa che si faceva aspettare, ma è lo sposo che si faceva aspettare. Poi noi abbiamo cambiato perché probabilmente se lo sposo. Ci arrivava a casa della sposa, la sposa ancora si doveva preparare. Allora hanno fatto, io, non lo so, vabbè, quella è un'altra parabola che non c'entra niente con la Bibbia. E, e allora ecco che Gesù sta raccontando questo. Quindi lo sposo ritarda e probabilmente, ovviamente, si fa alla mezzanotte. Immaginate prima che ne so, alle 8 di sera sono tutte entusiasmate, alle 9, alle 10, probabilmente sono arrivate alle 11 e qualcuno ha detto, vabbè. Cominciamo ad, ad addormentarci, a riposarci perché lo sposo sta tardando. Non è che non arriva, sta tardando. Infatti, notate che Gesù non sottolinea il fatto che loro dormono, tutte e dieci si addormentano e non si addormentano perché sono dis disavvedute. C'è cioè le cinque avvedute che si addormentano. Che uno potrebbe pensare, ecco, sono disavveduto perché sono addormentato. Poi alla fine, prima o poi tutti sbagliamo. Non, non c'entrava niente questo, giustamente si stava facendo tardi e si doveva aspettare. Allora si addormentano. Però nel momento che sentono il grido, ecco lo sposo. Ecco lo sposo. Quindi, probabilmente, quindi c'era qualcuno che annunciava l'arrivo dello sposo, si preparavano subito queste lampade. Quindi non so se era una preparazione lunga, ma perché c'erano queste lampade che contenevano l'olio, lo stoppino che usciva e loro accendevano, e, e quindi potevano fare eh, strada. Questo è il racconto molto semplice. Ora, Vedete che è molto difficile fare delle applicazioni profonde, perché se noi vediamo che queste vergini non si devono unire allo sposo, ma è la sposa che si unisce e le vergini rappresentano Israele, sembrerebbe che però Israele è escluso, cioè come se Israele non ci avesse possibilità di salvezza. Notate che è difficile applicarla in questi termini. Noi la dobbiamo applicare, questa parabola, nel contesto. Gesù sta solamente dicendo che lui come sposo... Come uno sposo della vita quotidiana, potrebbe arrivare alla mezzanotte, potrebbe ritardare, ma arriva. Caro Israele, tu lo devi sapere che lo sposo arriva, perché è scritto nell'Antico Testamento. Per te è stato scritto più volte questa promessa. Gesù lo sta dicendo a Israele: guardate che arrivo, vi sto anche dicendo che potrei un attimo ritardare, ma arrivo in, in giornata, comunque arrivo. State attenti perché poi non siate colti di, eh, come dire, di sorpresa, tra virgolette, che poi non è sorpresa perché lo sto dicendo comunque, e vi manca l'attrezzatura adatta nel contesto della parabola. Perché, come sappiamo, cosa succede? Le disavvedute non si erano procurate oli a sufficienza e avevano capito ma perché non ci pensavi prima? avevano capito che nel momento che accendevano non sarebbero arrivate e loro magari forse pensavano magari lo sposo arriva alle 8 sul far della sera lo gestiamo un po un po di luce c'è cioè appena proprio arriverà il buio accendiamo a metà strada invece è arrivata a mezzanotte ci serve l'olio per tutto il percorso e abbiamo capito che ne abbiamo poco e allora ci serve e cosa facciamo lo chiediamo alle avvedute e le avvedute ovviamente gli dicono no l'olio non ve lo diamo e loro infatti le avvedute, perché sono avvedute? Perché avevano, si erano muniti non solo dell'olio nelle lampade, ma avevano anche dei vasi con l'oro e avevano riempito loro i loro vasi di olio, così potevano fare eh, il ribocco, potevano mettere nelle lampade. Ecco, è qui il centro del messaggio. Quindi, eh, fratelli, noi come Chiesa possiamo applicare questo insegnamento. Fratelli, l'insegnamento che noi prendiamo adesso, la Chiesa qui, che noi siamo una realtà locale, una realtà spirituale locale, spirituale perché siamo stati salvati, locale siamo questi, in questo momento ascoltiamo questo messaggio e lo prendiamo individualmente, fratelli, non ci stanchiamo, pure se in questo momento vediamo i segni degli ultimi tempi, può darsi lo sposo arriva a mezzanotte, e uso, dico simbolicamente, e sono le 8 di sera. Sì, ci addormentiamo, ci può anche stare che un po' uno sbadiglio ci scappa, però il nostro olio, cioè quel fervore, quello zelo, quell'ardore, quel sentimento, noi lo dobbiamo sempre tenere acceso e pronto, perché appena arriva non dobbiamo di che preoccuparci, perché questa parabola può essere associata a qualcosa che diciamo anche nella parola di Dio Potrebbe essere una routine quotidiana della comunione con il Signore. Quando Adamo era nel giardino dell'Eden, per Adamo doveva essere una routine quotidiana incontrare Dio nel giardino, ma a un certo punto la sua disavvedutezza che avviene a causa del peccato è quella che quando Dio si avvicina lui si nasconde, cioè è impreparato. E la stessa cosa non deve accadere a noi, Signore, noi ti abbiamo conosciuto, ma vogliamo proseguire, vogliamo continuare a aggrapparci a te, darci l'aiuto, darci la forza, che la forza proviene dal Signore, no, noi non ci sentiamo forti, siamo deboli, ma ci vogliamo fortificare nel tuo nome, perché noi stiamo aspettando Gesù, ma lo dobbiamo aspettare fino alla mezzanotte, fino a tutti i ritardi che vuole, ma noi vogliamo aspettare quel giorno glorioso di Cristo Gesù. E come arriverà per noi, ovviamente, che lo dice non soltanto in questa parabola che Gesù tornerà, ma lo dice in tante altre parti della Bibbia, ovviamente nel contesto eh, lo sta dicendo Gesù a Israele, al, al popolo di cui lui appartiene come etnia, perché Gesù viene da quel popolo, c'è una storia in quel popolo divina e quindi Gesù... Eh, li deve avvisare perché tutto sarà concentrato negli ultimi tempi su Israele come noi eh, sappiamo eh, e quindi eh, questo è importante adesso cosa avviene che le avvedute nel momento che gli si chiede dell'olio gli dicono eh, no non ve ne diamo perché non basterebbe per noi e per voi andate piuttosto dai venditori e compratevene ora se l'olio è una qualcosa che potrebbe figurare, faccio un esempio, lo Spirito Santo, cioè qualcosa che proviene dal cielo, perché la lampada, l'olio ci fa pensare allo Spirito Santo, vedete anche qui è difficile applicare però allo spirito, cioè questi simboli allo Spirito Santo, perché come mai ce l'hanno in mano anche le, le disavvedute? Perché ce l'hanno una lampada e un po' d'olio. Le parabole è difficile fare delle applicazioni degli, e delle dottrine, noi, infatti, con le parabole non dobbiamo fare dottrina, però, anche con l'aiuto un po' della parola, cerchiamo un po' di capire e questo è, diciamo, il consiglio che viene dalle avvedute, ma chiaramente il consiglio viene da Gesù, è Gesù che sta raccontando la storia, la parabola. Quindi, cosa significa che quelle donne avvedute cosa avevano fatto durante il giorno. Erano andate dai compratori, dai venditori, scusate, dai venditori, avevano comprato dell'olio, quindi sono state avvedute e usa sto termine, dice, quindi andate dai venditori e comprate bene. Ora, però, c'è anche da dire una cosa, che la grazia di Dio non si compra, perché comunque le avvedute ricevono la grazia di Dio, entrano nella grazia di Dio. È chiaro comunque nella parabola e ne disavvedute respinte, ma la grazia di Dio non si compra, però qua dice compratene, però non è un termine effettivamente che Gesù non utilizza altre volte, Gesù l'ha utilizzato eh, questo termine, comprare, questo termine comprare è un suggerimento dato da Dio stesso e il termine comprare sia qui che in un altro versetto che adesso vi cito significa andare al mercato, è qualcosa che è legato di andare al mercato che implicitamente significa per acquistare, specialmente per riscattare qualcosa. Ora, in un certo senso, eh, questa è una mia interpretazione, poi vi leggo qualche versetto, secondo me, sia qui che in altri versetti, Dio ci dice di comprare, ma perché probabilmente l'uomo è portato a comprare? È come se Dio dice però, anziché spendere per le cose vane, compra le cose buone. E non è inteso spendere o comprare nell'ambito commerciale. Cioè Gesù non sta dicendo che la salvezza, lo Spirito Santo, i beni spirituali, noi li dobbiamo comprare da Lui portando che ne so. Eh, mi sto vendendo la villa, signore, ti firmo l'assegno, ho questi soldi, questo lo do ai poveri. Cioè non è uno scambio. Ma è che l'uomo è portato a comprare per la sua anima e per il suo spirito, non sto parlando di una compravendita del corpo. Noi, l'uomo, è fatto per comprare e vendere non soltanto i beni che servono al corpo, ma anche quelli che servono all'anima e allo spirito e io sono convinto che Dio sta dicendo anziché spendere delle risorse che il tuo spirito ha bisogno per le cose inutili vieni da me a comprare ecco perché Isaia dice o voi tutti che siete assetati venite alle acque voi che non avete denaro vedete allora che c'è la credibilità venite, comprate e mangiate che strano come comprare senza denaro chi ha mai comprato senza denaro? si dovrebbe usare il termine regalo ma Dio non usa il termine regalo, usa il termine comprare. Venite, comprate e mangiare, venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Se vi ricordate eh, in Apocalisse 3, 18, quello che abbiamo letto domenica, Gesù dice: perciò io ti consiglio di comprare da me. Vi ricordate la chiesa di Laodicea di comprare da me dell'oro finissimo? Quel verbo comprare dell'Apocalisse è lo stesso verbo che viene riportato qui nella parabola. Quindi non hai il senso di questo comprare come se tu ti devi togliere qualcosa per comprare, ma è come dire ma non spendere tutte le tue risorse, il tempo, la mente, i sentimenti per cose che oggi ci sono, domani passano, invece vieni da me, ti viene dato tutto, ma acquista qui, cioè prendi da qui affinché tu possa essere saziato, mentre le vergini disavvedute non lo fecero, però mi viene in mente una cosa. Se quel giorno le vergini avvedute sono andate al mercato a comprare, perché non gli è arrivato il pacchetto, vero? Non sono andate su internet e sono fatte arrivare un pacchetto, sono andate a comprare. Io mi chiedo, le disavvedute dove erano? Questo ci dobbiamo chiedere. Ecco, dove erano? Forse a Solare, forse fa un po' di maldicenza le disavvedute. Erano in giro, non stavano facendo la volontà di Dio. Non si preoccupavano per fare la volontà di Dio. E qui probabilmente è il problema. Le disavvedute, anziché prepararsi perché sapevano che la sera c'era un matrimonio e bisognava, eh, erano stati invitati e quindi bisognava fare eh, diciamo, mh, questa strada, illuminare questa strada, loro sapevano che avevano questo compito. E anziché andare in giro a perdere del tempo. Proprio in senso più spirituale del, del termine, quindi, probabilmente chissà dove il loro cuore, il loro sentimento era. Queste vergini avvedute erano al mercato a comprare dell'olio, ecco perché sono avvedute. Ecco perché Gesù, lo sposo, li fa entrare e all'altre li rifiuta. Perché c'è sempre qualcosa perché, fratelli, poi di fatto, di fatto, Dio sa la nostra vita com'è. E sa se realmente noi stiamo vivendo per Lui o stiamo vivendo per altro? Perché eh, non era domenica. Quindi dice, vabbè, loro a domenica andavano al culto, probabilmente era un giorno di lunedì dove nessuno si vede tra di noi. Ma Dio vede cosa al mercato stavano facendo le avvedute. E se forse le disavvedute erano andate eh, sulle giostre, sempre forse del mercato, ma erano sulle giostre. Capite il senso? Non sto dicendo che in una giostra non si può salire. Non è quello il significato, nel senso che si davano per le loro cose, non si preoccupavano per le cose di Dio, ma il Signore ci ha salvato come cioè, vediamo nelle parabole Gesù sta raccontando come quella del servitore fedele e infedele quelli eh, precedenti o queste, fratelli, la salvezza che Dio ci ha dato, vogliamo sempre i sentimenti e le nostre azioni, il nostro cuore e la nostra mente, sempre che siano rivolte a Lui. Eh, e quindi qui vediamo che la parabola finisce. Che quando loro dicono, bussano e dicono signore, signore, aprici! Lui dirà: Io non vi dico, in verità non vi conosco. Mi è sembrato un po' strano perché in un certo senso uno dice: Ma come se lo sposo invita queste persone, come fa poi a non conoscerle? Però immaginate, ho voluto immaginare una cosa: come erano delle figure importanti e quindi erano venute a mancare, e probabilmente lo sposo non che ci è rimasto male, nel senso come dice, ci è rimasto male, no, è come se, come se quel matrimonio non è stato stimato. Io vi voglio fare un esempio, è come se eh, una coppia si sposa e sceglie i testimoni. E il matrimonio è alle 10 in chiesa, che bisogna poi firmare quant'altro, e il testimone se ne spunta alle 11 e mezza Mi dispiace, se dovesse arrivare, io non so voi, ma se io... Ormai sono quasi 15 anni. Fra qualche giorno sono i 15. però, se mi fosse capitato che ho il, il testimone e mi arriva il momento tutto che corre per acchiapparla la pena e solo per filmare, non l'ho avuto accanto. Dico: Ascolta, facciamo una cosa. Aspetta un attimo, fermati lì. Non, non mi puoi essere da testimone. Non è una questione, secondo me, di conoscenza che non le aveva mai viste in faccia. Come dire, voi non avete la dignità, cioè non potete entrare perché non avete la dignità perché. Non mi avete reso degno a me di questo giorno, adesso non vi, re, non vi, eh, rend, non vi do io, non vi non mi avete reso degno di questo giorno e adesso non vi do, non vi rendo, rendo degno, anch'io di questo banchetto di questa festa, scusatemi, eh, in questo momento e quindi vi lascio fuori. Questo è, secondo me io non vi conosco, non è una questione di tu ti chiami Maria, Marta o, che ne so, o Maddalena, non è quello, secondo me è più questo, perché noi dobbiamo dare dignità, cioè noi dobbiamo stimare Gesù, non è che ci possiamo ricordare di Gesù a quando ci capita, ci ricordiamo Gesù a Natale, a Pasqua e a qualche altra festa comandata, Gesù non è una festa comandata. Gesù non è che lo facciamo nascere a Natale, lo seppelliamo a Pasqua e dopo tre giorni lo facciamo risorgere. Gesù è lo sposo della nostra vita. Noi attendiamo come sposa Cristo Gesù. Gesù è la nostra vita. E se Gesù è la nostra vita, lui prende tutto il nostro essere e tutto il nostro essere gli appartiene. E noi glielo vogliamo dare a Cristo Gesù. Amen. Gloria a Dio. Fin qui questo studio e la prossima settimana, sempre a Dio piacendo, concluderemo con la parabola dei talenti Dio ci benedica